Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi 1 agosto, io sono al lavoro e vi mostro cosa sto facendo. Oggi è un video vlog, quindi staremo tutto il giorno insieme nella mia quotidianità e vi mostro subito cosa sto cucinando. Allora, ho preparato un po' di salsa semplice e poi dentro ci ho messo un pezzo di salsiccia così da dare più sapore. Io uso la salsa quella della Star perché è molto dolce e al suo interno ho messo origano, peperoncino, un pizzico di bicarbonato, un po' di sale e un po' di zucchero che non guasta mai. Se avete anche il basilico lo mettete, io non ce l'ho quindi non l'ho messo. E poi ovviamente la salsiccia questa o la mangiate per secondo oppure se come me vi piace la pasta con la salsiccia, io poi nel piatto stesso la taglio a pezzettini e la mangio. Ho cambiato postazione perché adesso devo pulire il bagno perché vi ripeto, sono al lavoro. Poi preparo il pranzo per la signora dove lavoro e poi vado a casa. Volevo mostrarvi con più luce la seconda fase del colore. Perché ho fatto 8.00. Questo video non so quando uscirà, questo dei colori, però uscirà, ve lo prometto, ma nel frattempo vedrete il cambiamento dei miei capelli piano piano. Siamo al bar, io e la mia mamma ci gustiamo finalmente un'estate alla pesca con ghiaccio. Ci vuole proprio in queste giornate calde. Oggi mi sono arrivati due pacchi di Shin, quindi adesso andremo ad aprirli insieme. Comincio con quello più piccolo e ho preso allora un giochino per Max, questo di qua. Poi ho preso questo copri puff. Io in primo momento l'avevo preso per il mio sgabello, ma è troppo grande. Poi ho preso due federe di cuscino, queste qua con gli occhi chiusi, glitterati, con il make-up, belli veramente. Mi piacciono tantissimo. Piano piano prenderò il tappeto e tutti gli altri accessori. Vi faccio vedere il copri puff. Ho sbagliato la misura, lo metterò nell'altro, quello più piccoletto, mentre per il mio sgabello ci vuole quello più grande che c'è l'altro cuscino. Ne ho presi due, ovviamente. Ve li mostro di nuovo perché sono veramente belli. Poi ho preso in questo pacco c'è un paio di leggings con il lato fiorato. Lo stesso fiore io ce l'ho nella giacca, quella invernale, quella che metto quasi tutti i giorni. È lo stesso disegno del fiore, cioè è una cosa veramente stupenda. Quindi li abbinerò, ecco. Mettiamola così, poi sono molto leggeri, la lunghezza è perfetta, il materiale è molto, molto fresco. Questo è il primo pacco e adesso passiamo al secondo pacco. Allora, questo è più grande,
andiamo ad aprirlo insieme. Allora, ho preso un ventilatore, questo da mettere nella mia postazione make up e dove scrivo. Poi ho preso la borsa dei medicinali da portare con me, la mia nuova cover, questa è una chicca ragazzi meravigliosa che poi vi mostrerò. Poi ho preso i tulipani, questi fucsia, un'altra mascherina per gli occhi perché quella con l'unicorno è invernale quindi porta caldo, tre adesivi da attaccare per appendere le cose, poi una maglietta per Max, quindi poi vi metterò in un altro video la foto. Poi ho preso quattro indumenti, questo cose, ah sì, questo è per togliere tutti i fili in giro, quindi andremo a sistemare il tutto nella sempre postazione make up, una pochette, questo di qua sembrava più grande ma in realtà è molto piccolo. Poi ho preso il vaso da mettere appunto i tulipani e andiamo adesso con l'abbigliamento. Penso che non ci sia nulla come oggetti, ah sì, ci sono il coperchio per quando apro i barattoli del cibo di Max e questi sono degli adesivi ragazzi che si attaccano al muro, dovrebbero tenere un peso massimo di mezzo chilo all'incirca, vedremo, proveremo. Vi faccio vedere appunto gli indumenti. Allora, ho preso questi pantaloni con la zampa ad elefante, si dice così, no? La zampa larga, ovviamente neri. Poi ho preso questo body che in realtà io pensavo fosse un costume, invece è un body, ma il tessuto è uguale, quindi sono indecisa se usarlo come costume o no. Infatti qui ci sono appunto i bottoncini, vedremo come indossarlo. Poi ho preso questa maglietta tutta traforata con la cerniera di davanti, le bretelline, la mezza manica, molto carina. E poi infine ho preso questo mini abito maglietta che non so esattamente come si sistemi, dovrò capirlo prima e poi vedremo come stare addosso. E niente, adesso apro sia la cover che il ventilatore, così ve lo mostro. Aspettate che lo capovolgo, eccolo qui. Pensavo fosse molto più piccolo e pensavo che era con la batteria, invece si deve mettere con lo spinotto, cioè il bottoncino, ma devo dire che anche sul comodino dovrebbe stare bene. Vedremo poi che aria fa. E poi ho preso questa cover meravigliosa perché io ho l'abitudine di tenere i soldi dentro il cellulare con la cover, però ogni volta devo aprire, richiudere, insomma. Invece questo ha il piccolo portamonete anti taccheggio anche per le schede, vedete, così ho i soldi a portata di mano. E questo è il mio shopping fatto da Shein.